E cambiamo argomento, rinvio a giudizio per il consigliere regionale Massimiliano Scarabeo ed il fratello Gabriele per tentata truffa alla Regione Molise e false fatture. La prima udienza dibattimentale è stata fissata al prossimo 6 dicembre. Per tentata truffa alla Regione Molise e false fatture, il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Isernia, Arlen Picano, ha rinviato a giudizio il consigliere regionale Massimiliano Scarabeo. Stessa sorte per il fratello Gabriele, che dovrà rispondere di tentata truffa. L'udienza è fissata al prossimo 6 dicembre. I fatti contestati risalgono a quando Massimiliano Scarabeo era assessore alle attività produttive nel 2015. Nella circostanza avrebbe avuto accesso a contributi per l'acquisto di un macchinario destinato all'azienda di famiglia, ma di fatto mai comprato. Secondo l'indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura, accertata anche un'evasione per oltre 1 milione di euro attraverso fatture false. Accuse da sempre rigettate dai fratelli Scarabeo, assistiti dai legali Ernesto De Angelis e Marco Franco. Vicende che tennero fuori dal Consiglio Massimiliano fino al gennaio del 2016, quando, rientrato tra i banchi di Palazzo Daimmo, chiese l'istituzione di una commissione per accertare l'infondatezza delle accuse mosse dalla magistratura Pentra, un organismo che lo assolvesse politicamente prima del pronunciamento dei giudici.